Vero, sì. Grazie. Yeah. Sapete qual è? Ciao amici, sapete qual è, secondo la mia esperienza di naturopata, uno degli inconvenienti peggiori della stagione fredda? Che peraltro ha molti vantaggi, eh? È che si soffre più spesso di dolori e rigidità articolari. Ai 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 ai. È tempo che rifletto su questi aspetti. Cos'è il dolore? Perché esiste questo meccanismo nella nostra vita? Qual è il rapporto tra noi e il dolore? Perché il dolore è la cosa che ciascuno di noi teme di più? E quanti tipi di dolore esistono? Per esempio, se il nostro amore ci lascia, proviamo dolore. Ma c'è un collegamento tra questo dolore e il mal di schiena che ci viene dopo? Certo, il dolore è un fattore molto complesso che coinvolge il corpo e anche la mente perché ci sono tante implicazioni psicologiche. Ma la buona notizia è che si può migliorare lavorando proprio sul corpo e sulla mente. E nel video di oggi vediamo come fare. Se vi piace l'idea, vi chiedo subito un bel mi piace per questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, prima di tutto una considerazione sul dolore. Ma ce la fai tu? Certo, la faccio io, ma è perfettamente in linea con questo libro, Liberi dal dolore, del medico francese Gaëtan Brouillard, detto in francese, pubblicato dalla casa editrice Il Punto d'Incontro, specializzata in salute naturale, proprio come me, e gentile sponsor di questo video. Grazie. L'autore spiega come trattare, alleviare e superare la sofferenza fisica e anche psicologica. Ed è un autore trendy e sano anche lui, veramente. Ma è questa la tua considerazione? No, la mia considerazione è questa, che segue. Nell'universo, partiamo da lontano, tutto è regolato da una unica legge universale, la legge di causa-effetto, che regola sia la natura che il corpo umano. Niente viene per caso, per cui se compare un dolore, una causa c'è, di sicuro. E invece di curarci con un antidolorifico e non pensarci più, bisognerebbe capire qual è la causa e curare quella. Ma come sei profonda! Ma è così anche secondo la medicina. E l'autore del libro lo spiega benissimo. Scava molto in profondità nelle cause del dolore e descrive come arrivare ai rimedi definitivi. Ci vuole un percorso che coinvolga lo stile di vita, il pensiero, l'alimentazione, la meditazione, l'esercizio fisico. Per questo l'ho definito trendy e sano. Siamo in perfetta sintonia. Vediamolo in pratica. La cura inizia a tavola. Attenzione, prima di tutto a zucchero e alcol. Sono due fattori molto acidificanti che possono portare al dolore cronico fino a quando non si eliminano del tutto dalla dieta. Lo stress è collegato al dolore perché accelera e infiamma. L'infiammazione è il terreno perfetto per la comparsa del dolore acuto e cronico. Per questo consiglio a tutti di gestire lo stress con la meditazione mindfulness con me. E se volete approfondire c'è il link in descrizione. Oh, è sempre ironica tu, eh? Ma siamo seri. Stile di vita, per esempio. Anche la luce del sole è importante per non trovarsi pieni di dolori. E non deve mai mancare una buona dose di sonno rigenerante. Come vedete, ci sono tanti fattori che normalmente non colleghiamo ai dolori, invece bisogna tenerli in considerazione conoscendoli bene tutti. Allora mi faccio un riposino. Le emozioni tossiche, anche i pensieri e le emozioni negative possono creare un ambiente interiore che predispone alla comparsa del dolore. Ci avete mai pensato? Quello che pensiamo e sentiamo agisce sempre anche sul corpo, soprattutto il famigerato senso di colpa. Oddio, mi fai sentire in colpa! Ma colpa di che? Metti in pratica, dai! Per fortuna ci sono i pensieri terapeutici contro il dolore. L'autore li definisce pensieri luminosi. Bellissimo! E quelli sono quelli che dovremmo coltivare tutti nel nostro cuore, nella nostra mente. A maggior ragione se soffriamo di dolori. Voglio conoscerli tutti! Così va bene! Li trovi
tutti nel libro, insieme agli esercizi di visualizzazione creativa, di compassione, perdono e gratitudine, che sembra siano efficaci per vivere meglio con e anche senza dolori. Alla fine il libro arriva anche alla parte pratica dedicata ai trattamenti dei vari tipi di dolore. Dalla testa, cefalea, cervicale, spalle, giù fino alla schiena, fino ai piedi, tutto il corpo. È veramente un manuale ricco e completo che tocca tantissimi argomenti. Parla addirittura della permeabilità intestinale, su cui farò un prossimo video, e poi gli esercizi detox e tantissimi spunti che mi sono proprio divertita a leggere. Vi ricordo che se volete ordinare il libro dal sito della casa editrice potete farlo con il link in descrizione, così avrete anche 5 euro di sconto sul primo acquisto. Se ancora non l'avete fatto, il libro di oggi vale veramente la pena. Bene, spero di esservi stata utile per prevenire e affrontare il complesso mondo dei dolori. A questo punto condividete il video, iscrivetevi al canale e sostenete il mio lavoro con un piccolo ma gradito contributo abbonandovi e poi andate sui miei social, seguitemi su Facebook e Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ai ai ai, parla addirittura della...